Epigippa e Pleolia ce l'hanno tutti questi, c'hanno l'archeologia, c'hanno la bellezza della natura, hanno la bellezza incantevole delle isole. Anche la pesca, Presidente. Ne ho parlato più della pesca. Io parlerei del termalismo anche. Infatti stavo parlando anche di questo, cioè di questi termini naturali che ci sono. Faccio sono stato in passato, quando ero una persona libera, diciamo, un frequentatore di queste isole, quindi le conosco bene. Sono molto legato fra l'altro a Filicuti, quando era senza corrente elettrica, quando si andava con l'asinello e quando c'era quell'ex lebroso che gestiva quel negozietto, che era un bel esempio anche di integrazione sociale e della bontà della gente di queste isole, no? Che era che ti faceva capire la dimensione umana di queste isole. Quindi queste isole hanno delle caratteristiche incredibili, la capacità anche di essere una grande ricchezza non soltanto per voi ma per tutta la Sicilia, per tutta la regione Sicilia. E quindi noi dobbiamo investire, sappiamo che ci sono problemi legati soprattutto al trasporto, la distanza dagli aeroporti, questo incide profondamente in modo negativo, il modo probabilmente come sono organizzati il sistema dei trasporti, ma anche quindi la necessità anche di ottimizzare questo sistema di trasporto. C'è il problema dei dissalatori. Anche su questo stiamo intervenendo con forza per avere nuove dissalatori più moderni, più contemporanei, che producono un'acqua di migliore qualità, ma anche che lo fanno a costi di più ridotti, quindi anche il costo che c'è rispetto all'acqua in queste zone. Sappiamo tutte le difficoltà allo smaltimento dei rifiuti e su questo però, ecco, siccome su questo io vorrei fare in modo che si creasse un collegamento stabile tra la regione siciliana, fra il governo della regione siciliana e i governi locali, i sindaci soprattutto, che sono il punto di riferimento della nostra, i comuni che sono il punto di riferimento della nostra democrazia. Per questo mi sono battuto anche per il consorzio dei comuni, perché nella mia logica, che è la logica poi dello statuto della regione siciliana, esiste la regione, i comuni e i consorzi dei comuni, non esistevano le province, erano una vecchia eredità di uno stato centralista. Invece noi dobbiamo decentrare, dobbiamo decentrare sempre più azioni di governo che attualmente sono centralizzate e invece vanno gestite dalle comunità locali, perché la democrazia si fa con la diretta partecipazione della gente, il comune è il punto di riferimento, perché se c'è qualcosa che non va, la gente se ne va dal sindaco e lo può trovare rilasciare, è difficile andare dal presidente della regione o dall'assessore regionale per protestare o per porre le proprie esigenze. Allora questi sindaci dovranno dare strumenti nuovi, possibilità di intervento nuovo, la nuova programmazione la faremo anche insieme. Perché dobbiamo dire basta alla programmazione economica europea, anche dei fondi statali, fatta soltanto sulle grandi opere, che prima che si realizzano ci vogliono 5 anni, 10 anni, e lasciamo immobilizzate risorse. La programmazione del 2014, sulla quale stiamo già cominciando a lavorare, dovrà essere basata sulle piccole e medie lavori, fanno lavorare le piccole e medie imprese locali. Altrimenti tutte le risorse della regione finiscono per andare via dalla Sicilia, dalle isole, finiscono per essere trasferite al nord e gestite oppure dai grandi gruppi europei. Pensate anche nella sanità, queste mega gare di importi incredibili da cui possono praticare e gare a cui possono partecipare solo i soggetti che poi gran parte delle risorse della regione siciliana restano nelle nostre isole.
Allora, su questo che noi dobbiamo cominciare a fare una ripresa, una ripresa che è vera, che è possibile, però consentitemi, ecco, poi do la parola a Michela Stancheris, è quella di cominciare a partire dal nostro cuore. L'orgoglio, così come facciamo sull'articolo 37, l'orgoglio che noi ce la possiamo fare, l'orgoglio che ci dobbiamo tutti reinventare, è una situazione difficile, è il momento che ci rimbocchiamo tutti le mani, perché noi siamo abituati a avere le situazioni difficili e siamo abituati a superarle, le abbiamo sempre superate. Però lo dobbiamo fare con coraggio, con forza, ma abbiamo bisogno anche che la politica si rinnovi, che finiscono i privilegi delle cricche, delle caste, quello che io chiamo la mangiucchia, che deve finire, perché se noi non togliamo la mangiucchia, questa terra non si riprende, non si riprende. E noi partiamo da questo, dall'orgoglio che siamo una terra che sta facendo pulizia, che sta mettendo un nuovo modo di governare, un nuovo modo di fare trasparenza. Noi cittadini veramente siamo orgogliosi, possiamo dire di essere, in questo caso, so che voi tendete alla vostra identità, di essere eoliani, orgogliosi di essere siciliani, orgogliosi di essere eoliani, di essere lampedusani, orgoglio che ci viene anche da una regione che ha una sua caratteristica speciale, che è stata per troppo tempo criminalizzata, ma che oggi vuole diventare esempio di buona pratica, di buon governo anche per l'Italia, per dire dovete fare, per la prima volta dicono facciamo come facciamo in Sicilia, e questo, se mi consentite, io sono orgoglioso. E sindaci.
Abbiamo parlato appunto della, insomma, delle proposte che ha fatto il sindaco per quanto riguarda le isole Eolie e le isole tutte, perché insomma si è trovata una posizione comune e in un certo senso approvo quello che lui ha proposto, insomma poi ne discuteremo in giunta anche col presidente nei prossimi giorni, speriamo al più presto, perché ovviamente sono subentrata in un momento in cui la stagione è già alle porte e quindi bisogna prendere decisioni, diciamo, in maniera affrettata, prendendo proprio anche le decisioni giuste, quindi insomma farò sicuramente una prima settimana di ascolto e di studio, perché ho bisogno di, insomma, di capire in che direzione andare il più in fretta possibile. Ho saputo dal sindaco che comunque, diciamo, l'orgoglio eoliano è uscito molto, perché so che i cittadini sono, diciamo, autotassati per poter dare una, diciamo, un po' di respiro al comune per, insomma, il sindaco. Non sono contentissimi, però io da parte mia posso dire che col sindaco abbiamo parlato di fare un lavoro di accelerazione della, esatto, di, per quanto riguarda la, diciamo, l'aspetto di cui parlavamo delle escursioni giornaliere, del fatto che comunque avete molte visite di escursionisti anche giornalieri, io condivido col sindaco il fatto che comunque vada, diciamo, valorizzato il territorio e che il turismo sia anche un servizio, no? Per, quindi che chi viene si trova un'isola pulita, un'isola accogliente, anche se solo per un giorno, comunque gode di un servizio. A proposito di questo, infatti cercheremo di trovare una soluzione che possa, insomma, accontentare sia il turista che le amministrazioni che ospitano il turista stesso. Giustamente vi parlava anche dei problemi di sicurezza, di accogliere così tanti turisti giornalmente. Penso che le vostre isole vadano valorizzate anche, come ha detto un amico mio, non solo perché c'è il mare, ma perché c'è tutto il resto. Quindi il fatto che ci sia un territorio che può essere interessante dal punto di vista escursionistico, il fatto che per esempio io ho visto le vostre isole hanno una grande storia, no? Di personaggi, di cultura, che quindi siano cose che vadano valorizzate per creare un programma che possa essere, che possa andare al di là dei tre mesi in cui uno va semplicemente al mare, ma che possa essere interessante anche per le terme, sicuramente anche per tutte le altre, per tutti gli altri aspetti. Per quanto riguarda un po' più in generale, sicuramente il mio contributo all'assessorato vorrà essere quello anche dei fondi europei, quindi riuscire a gestirli in una maniera un po' più incisiva per quanto riguarda i territori, riuscire magari ad evitare questi problemi di rendicontazione di cifre immense che poi ovviamente affossano anche la promozione dell'isola e diciamo la rete internazionale. Punterò molto sulla rete internazionale di promozione e sull'andare a cercare anche quei bacini che possono essere più interessati a venire a spendere i loro soldi in Sicilia. Soprattutto quello a cui vorrei lavorare è anche una collaborazione con i territori a un limitrofi del Mediterraneo, quindi andare a sfruttare anche quelle linee di finanziamento che vanno al di là del PIOFESR, quindi della semplice programmazione, ma che vanno anche sulle linee, diciamo, di emissione diretta da parte della Commissione Europea, per esempio adesso è uscito un bando per quanto riguarda il turismo ecosostenibile, a cui per esempio potremmo allacciare le vostre isole, alle isole tunisine, alle isole marocchine, in modo tale da fare un percorso che sia molto turismo. La mia priorità come spesa sarà turismo, anche perché penso che è da lì che poi nascano poi tutte le altre attività, e quindi nonostante le nostre spending review e insomma i problemi di bilancio, cercheremo comunque di non affossare il settore, da cui speriamo possa nascere un fiore tutta la cenere che ci hanno lasciato in passato. Detto questo, ovviamente non dimentico che le isole, la vostra, hanno una dimensione turistica e una dimensione ovviamente di vita quotidiana. Infatti abbiamo parlato giusto prima della dimensione dei trasporti, che può essere una problematica che sì riguarda il turismo, ma che dovrà essere concordata anche con la popolazione secondo delle esigenze, insomma, e su questo sicuramente volevamo fare, pensato di aprire un tavolo con i comuni, con la regione, in modo tale trovare un accordo che sia condivisibile da tutti. Detto questo, le mie porte sono sempre aperte, io ovviamente sono aperta a nuove idee, sicuramente cercherò di rendere l'assessorato aperto anche a contatto con il cittadino, e insomma lunedì inizierò con la creazione del mio staff e poi insomma sarò a disposizione. Vi ringrazio molto e insomma speriamo di tornare presto.